E all'interno di questa storia molto significativa non possiamo non citare il Montecatini International Short Film Festival, non perché è ospite oggi del nostro spazio, ma perché nel 49 in effetti fu il primo festival italiano di cortometraggi. Quindi c'è una storia molto, molto lunga, una longevità che in qualche modo ci accomuna e anche una caparbietà che io da subito ho riconosciuto e poi ho anche sperimentato nella persona del presidente Marcello Zeppi. Non so se è un merito quello di essere caparbi, perché qualche volta bisognerebbe anche rendersi conto che diciamo, nella vita dobbiamo fare tante cose e che ognuno di noi può fare anche altro. Io mi sono appassionato di cinema e di un cinema particolare, perché nasco in questo mondo come amministratore pubblico della PD, quindi eravamo abituati a promuovere il turismo in tutto il mondo, e nella promozione del turismo ci siamo resi conto di quanto è importante il lessico, il linguaggio, e pur avendo prima in passato un'agenzia di comunicazione, avvicinandomi al linguaggio cinematografico ne ho compreso la profondità. Non a caso mi ha chiamato la settimana, perché c'è il testo, c'è il pathos, c'è la tragedia greca, c'è tutto, la musica, la forma espressiva, c'è tutto. Quindi il cinema sicuramente è un mezzo per comunicare le proprie comunità e i territori. E noi siamo in un territorio fantastico, Montecatini non tutti la conoscono magari, però è una grande città storica, città termale, che quest'anno ha un ulteriore vantaggio. Dal 24 di luglio è patrimonio mondiale UNESCO, ma meglio di me di queste cose ne parlerà l'amministrazione comunale che è presente in sala. Quindi noi vedremo il cinema del territorio, la produzione locale, la produzione e la distribuzione internazionale, e non a caso davanti a me c'è Claudio Bucci, quindi noi avremo proprio direttamente all'interno della sala coloro che questa attività le fanno. Quindi io direi che ognuno di loro comprerà questo mosaico. Sì, questo mosaico.